Buongiorno e bentornati qui su Radio Esercito. Oggi per il nostro appuntamento di Radio Chat, Dario, abbiamo un ospite veramente sensazionale, perché già il suo motto dice tanto. Lei dice: crederci sempre, arrendersi mai. Pensa, è nata a Chivasso, a Torino, ed è cresciuta a Milano. In quasi 30 anni di carriera ha condotto di tutto: quiz, reality, prime serate. È caduta ma si è rialzata. Nel 2008 dedica un libro al suo motto: crederci sempre e arrendersi mai. All'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia debutta come regista presentando Le Sette Giornate di Bergamo, documentario nel quale racconta la costruzione in tempi record dell'ospedale da campo nella città in piena pandemia. Da ottobre entrerà ogni domenica mattina nelle case degli italiani in coppia con Paola Perego con Citofonare Rai 2. Abbiamo con noi oggi ai microfoni di Radio Esercito Super Simo, Simona Ventura. Ciao Super Simo. Che bello essere qui con voi. Insomma, l'esercito fa parte del mio DNA e della mia famiglia. Quindi sono felice di poter essere qui con voi. Ci fa molto piacere. Possiamo darci del tu per accorciare la distanza? Certo, bene. Ci mancherebbe allora altro. Ti chiedo subito una cosa che fa parte, appunto, come tu stessa hai anticipato, della tua vita, perché ti sei presentata alla Mostra del Cinema di Venezia indossando il cappello alpino. Tuo padre era un ufficiale dell'esercito. Quanto sei legata alla vita militare? Tantissimo. Io, mio padre mi ha proprio fatto assaporare da subito le vibrazioni della caserma, le sue regole. Se sono una stacanovista lo devo a quello che mi ha insegnato mio padre. I valori dell'esercito sono insiti proprio nella mia famiglia e sono stati e sono fondamentali nella mia vita lavorativa e privata. Quindi devo dire che per me la divisa è sempre stata non importante ma fondamentale, anche perché comunque l'esercito in qualche modo lo ritroviamo anche nel tuo film, perché hai debuttato appunto alla regia realizzando Le Sette Giornate di Bergamo, documentario relativo ai tempi più duri della pandemia. Come è nata quest'idea e come l'hai vissuta te in prima persona? Io questa idea è nata da un po' di tempo fa, in cui io sono già un paio d'anni che insieme alla mia società di produzione, a dei giovani molto bravi, al mio compagno Giovanni Terzi, cerchiamo delle storie da raccontare. L'ho fatto in due edizioni di Discovery in Simo su Discovery e mi sono imbattuta in questa storia che secondo me era lungi dall'essere stata raccontata, perché la storia dell'ospedale di Bergamo è una storia, è un miracolo che hanno cominciato gli alpini e quindi io mi sono sentita subito a casa, anche perché avendo avuto un padre militare ovviamente io conosco tutti i corpi dell'esercito e quindi sapevo che io non ero sorpresa di questo grande miracolo che hanno cominciato gli alpini, quindi conoscendo la storia anche degli alpini mio padre ha avuto tantissimi amici di questo corpo d'armata così straordinario e quello che hanno fatto gli alpini nella storia, mi sono imbattuta in questa storia e ho voluto mettere insieme sia il prima che il dopo, con tante immagini di quel momento in cui, mentre i carri militari, anch'essi, portavano via i morti da Bergamo, a 300 metri in linea d'aria partiva questo progetto dell'ospedale degli alpini grazie a un'idea del capitano Sergio Rizzini, che è anche responsabile della sanità nazionale degli alpini. Quindi da lì è partita questa progettazione, sono partiti gli alpini e gli alpini poi sono stati raggiunti dagli artigiani, dai bergamaschi che hanno dato il loro contributo, tutti i bergamaschi hanno dato un contributo, e poi anche i tifosi dell'Atalanta, quindi gente anche molto diversa tra di loro che si è unita per portare a casa questo miracolo di un ospedale di altissima qualità tecnica e sanitaria in soli 7 giorni, che è un record assoluto, che è stato fatto proprio anche questo progetto dall'OMS. Quindi mi piaceva molto raccontare questa storia perché ci sono tanti valori, non ultimo quello del valore militare, perché insomma è inutile dirci che stiamo, dopo la pandemia, tornando
a voler bene alle nostre istituzioni, no? Quindi... E secondo me questa storia può lasciare un segno anche dal punto di vista dell'amore per la patria, per la barriera, per le istituzioni e per il corpo degli Giustissimo. Alpini. Bellissime le tue parole, anzi ti ringraziamo di averle spese per l'esercito italiano. Grazie mille a voi. Adesso grazie Simona, cambiamo, parliamo di te, no? Perché tu sei una un grande sex symbol, sei stata negli anni, no? Quindi dai concorsi di bellezza alla regia oggi. Quindi in che modo è cambiata la Super Simo negli anni? Beh, insomma, se adesso facessi conto sul mio corpo non sarei cambiata affatto e sinceramente non sarei qui, nel senso che ovviamente io ho vissuto appieno tutte le età della mia vita. Adesso sono una persona, sono una donna intanto risolta, una mamma molto, molto vicina ai suoi figli, ma anche al quale cerco di dare proprio i valori che io ho ricevuto, non ultimo quello dello stacanovismo, della difficoltà dell'obiettivo, di cercare di essere sempre molto leali, molto onesti nel loro percorso di vita. E poi comunque, cioè, quello che sono in questo momento è assolutamente una persona felice nella vita privata e devo dire anche nel lavoro, poiché faccio cose diverse, questo mi piace. Ecco, siamo sempre alla ricerca, io e il mio compagno, di nuove situazioni, di nuovi traguardi da raggiungere, e grazie a Dio questi ci sono, quindi sono molto 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 serena. No, ma è bello il messaggio che lanci, perché comunque è bello migliorarsi negli anni, no? No, sì, più che migliorarsi si vivono l'età per quello che al sono momento, secondo me. Esatto, al momento, in questo momento, un momento molto felice, in questo contesto mi sento, sono appieno me stessa, quindi va benissimo così. E Simo, continuando su questa scia, qual è stato il momento più bello della tua carriera che tu ricordi con maggior affetto o che ti piace ricordare? Ma guarda, io tutte le trasmissioni che ho fatto, anche quelle che non sono, ovviamente non tutte le ciambelle riescono a commutare, anche quelle che non sono venute bene mi hanno insegnato qualcosa, anzi forse i miei flop mi hanno insegnato di più delle cose riuscite bene. C'è da dire che io ho una cosa che mi cucio addosso tutte le trasmissioni che faccio, i progetti che faccio, quindi fondamentalmente tutte queste trasmissioni, alcune sono durate molti anni, tipo mi viene in mente l'Isola, quelli che è il calcio, me ne sono cucite addosso e di questi ricordo solo i momenti felici, quindi devo dire che ho preso il meglio di ogni trasmissione che ho fatto e anche quelle che non sono riuscite bene me le ricordo benissimo. Simo, ti posso confidare una cosa, ero un grandissimo appassionato di quelli che è il calcio, infatti da quando non la fai più tu è dura. È cambiato anche il calcio, devo dire, da quel tempo, e sono passati 11 anni dal mio ultimo anno, quindi devo dire che anche è cambiata la fruizione del calcio in TV, le satellitari hanno preso molto molto spazio, quindi è cambiato, però certamente era una factory di quelli che è il calcio, di nuovi talenti, ci divertivamo, c'era spontaneità, era tutto molto bello. Parlando proprio di cambiamento, Simona, io ti vorrei comunque, giriamo un po' sui social, nel senso che ora c'è anche un nuovo modo di fare spettacolo, molti durante questa pandemia hanno usato i social per iniziare magari un loro percorso, ecco, tu che hai fatto tanto e stai facendo e sei un mentore per tantissime e tantissimi che vogliono iniziare, che consiglio daresti a chi vuole affrontare oggi la carriera artistica? Beh, intanto di avere sempre un piano B, cosa che non avevo io, però insomma avevo anche la testa sulle spalle per fare un gradino alla volta. Siccome i social hanno assolutamente reso quasi psicotico, no? Il ritmo frenetico, tutto subito, cioè oggi sei sui social, domani sei Cristiano Ronaldo, per dire per esempio un calciatore, il sogno di un calciatore, no? Non è così, ci sono tanti anni di gavetta, c'è lacrime e sangue in verità, no? Per raggiungere degli obiettivi, cose che sui social non si vede. Certo. Ecco, quindi io consiglio a quelli che vogliono intraprendere la carriera artistica, al di là della preparazione eccetera e al di là di usare comunque queste nuove piattaforme come YouTube per affinare dei contenuti, questo è molto
importante, io consiglio di avere sempre un piano B, perché almeno così, e sei anche a cuor leggero, puoi tentare la carriera artistica, però sai che se non ce la farai rimarrà un bel sogno, ma tu hai sempre un piano B per poter andare avanti. Questo è quello che insegno anche ai miei figli, assolutamente. Cambiare modulo a partita in corso, diciamo, Simona. Esatto, è importante. Quello bisogna avere la testa per poterlo fare. No, vedo che all'interno dell'intervista comunque, Simo, hai utilizzato molte volte il calcio. Per te il calcio può essere una metafora per la vita? Sì, assolutamente, come l'esercito peraltro. Io purtroppo avrei voluto fare la carriera nell'esercito, ovviamente sul mito di mio padre, però allora non era possibile alle donne entrare nell'esercito, non c'era questa opportunità, ma io credo che il calcio possa essere intanto soprattutto per i ragazzi, intanto è uno sport assolutamente democratico e meritocratico, perché gioca sempre quelli più bravi di solito, no? Sì. Però tu dalla panchina hai sempre l'opportunità di poter migliorarti, quindi e essere titolare. Sono tutti vestiti allo stesso modo, un po' come l'esercito, sì, no? Quindi verissimo. Non c'è una differenza tra chi tra i ricchi e i poveri, voglio dire, cioè tutti sono bravi, e comunque un sogno per ogni ragazzino di poter arrivare a essere un grande campione. L'unico tasto dolente del calcio, secondo me, rimangono, per quando i ragazzi sono piccoli, e l'ho provato sulla mia pelle, figuriamoci adesso, sono i genitori, i parenti. Che io farei evitare di andare alle partite dei bambini. Questo si vede si vede un accanimento delle volte che ai bambini non tocca assolutamente, ma sono i genitori. Esatto, sono i parenti, i nonni, i genitori, un disastro. Quindi secondo me ai genitori dovrebbe essere vietato andare alle partite dei bambini. li prendono quando la partita è finita. Bravo. Ecco. E ascolta, Simo, oggi quali sono le sfide che vorresti affrontare? Quali sfide vuoi ancora affrontare nella tua... Ma è sempre una sfida. A me piace sempre potermi misurare in cose nuove. Sono fatta così, non sono una persona che riesce a fare tante cose uguali a se stesse, perché fondamentalmente mi annoio. Quindi ho sempre bisogno di fare delle cose nuove. Adesso la mia prossima sfida, peraltro affronto una sfida alla volta, perché sennò faccio male tutte le sfide. Quindi la prossima prova è questa trasmissione che faccio con Paola, è nata da una grande amicizia tra me e Paola Perego, che si chiama Citofonare Rai 2, che accompagnerà il risveglio degli italiani dalle 11 alle 13 su Rai 2 per 30 domeniche. Questa è una bellissima cosa che noi facciamo, ci divertiremo gli italiani, che hanno anche bisogno di un po' di leggerezza. Ecco. Sì. Bravissima, sì. Con i vostri sorrisi potrete aiutare sicuramente gli italiani in questo momento. Contenuti e tutto quello di cui tratterete. Devi sapere che oggi, per dare un po' il battesimo della radio, perché questa insomma è la sua prima intervista, e era molto contento di farla con te, proprio perché, come detto prima, ti ha seguita. Quindi lascio a lui il piacere di concludere questa intervista chiedendoti una cosa molto personale. Allora, Simona, concludiamo questa intervista chiedendoti, per gli ascoltatori di Radio Esercito, una canzone che tu ricordi con piacere o che vuoi dedicare in questo momento ai nostri ascoltatori. Allora, io la mia canzone, diciamo, la canzone della mia vita è Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, che è una canzone di speranza. Può sembrare vecchia per i ragazzi dell'esercito, però è una canzone che dice praticamente che c'è sempre una speranza di poter recuperare, che c'è sempre una seconda possibilità. Quindi questa canzone è un po' la mia canzone inno di tutte le fasi della mia vita. Davvero molto bello questo messaggio che tu hai lanciato, e noi di Radio Esercito ti ringraziamo di essere stata con noi, Simona. Grazie per questa meravigliosa intervista. Grazie a voi.